Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi faccio il video What's in my bag? Cosa c'è nella mia borsa? Perché ho visto tanti video, mi era piaciuto tanto sta tipologia, poi colgo l'occasione perché sono riuscita a sistemare la mia borsa e l'ho sistemata un po' meglio perché non era messa bene, ecco, insomma, adesso eccola qua, questa è la mia borsa, adesso sistemata bene. Allora, la borsa è fatta così, ha due scomparti, ha le maniglie con queste viti qui, molto carina, questa cernierina di dietro e questa taschina davanti con questa apertura qui, molto carina, insomma, e ve l'ho già fatta vedere sul video dei video haul. Questa qui è carinissima, ha tutte queste rose, mi piace perché c'è tutte queste rose così, no, pittonata. Allora, adesso vi faccio vedere cosa c'è dentro la borsa. Allora, apro il primo scomparto, che è questo qua. Allora, prima cosa che vi faccio vedere è questa borsettina qui, è rosa, rigida, e questa borsettina non ricordo cosa conteneva, ce l'avevo da tanto tempo e ho deciso di riutilizzarla per metterci un po' di cosine. Allora, adesso vi faccio vedere cosa c'è all'interno, mi appoggio. Allora, all'interno ho queste salvettine battericida d'azione rapida per quando mi faccio male, così per curarmi, per pulirmi le mani, per disinfettarle. Poi ho queste creme corpo e viso che ho preso stamattina da in farmacia e ho delle salviettine igieniche per il water, insomma, qui copri water che, perché non si sa mai, quando uno va in un bagno, io per sicurezza mi metto tutti i copri water oppure non mi siedo, una delle due. Poi ho questa pochettina rosa che è un portacellulare, che è del cellulare che uso per fare i video. C'avevo un'altra pochettina ma non me la trovo, era tutta nera, vellutata con il fiocchetto, però non me la trovo, per adesso uso questa, poi dopo userò anche quell'altra. Poi ho questa borsettina a forma di fragolina che la uso per fare la spesa. Poi ho questo quadernino qui che ho preso stamattina, la Tiger, con questa fantasia psichedelica e a righe, insomma, per appuntarsi un po' qualcosa. E poi ho questa pochettina qui che è della Guess e ha la cernierina così, e all'interno c'è tutti i fogli, insomma, anche cartacce, scartoffi, ecco, che mi porto dietro, non si sa mai se serve qualcosa. E infine ho questo portafoglio qui, il mio portafoglio, l'ho cambiato, ce n'avevo un altro ma ho deciso di mettere questo con i brillantini, con le borchiette così argentate, e all'interno è così, con tutti gli scomparti e la cernierina per gli spiccioli, semplicissima, e si chiude con la clip così, molto bello. Poi sulla cernierina a lato ho le caramelle che ho preso stamattina dalla Tiger, non ho resistito, sono quelle frizzi fissanti che ho preso, che avevo fatto vedere nell'altro video che avevo mangiato, queste qui invece ho preso stamattina, quindi ancora ho voglia. Ho una penna che serve sempre e ho una fotocamera che non è un granché come fotocamera, però io me la porto dietro, metti caso che voglio fotografare qualcosa, ed è la Lumix, questa qui. E è comoda portarsela dietro, però non è che fa le foto chissà cosa, fai anche i video ma non è un granché, infatti non la uso per fare né video né foto, cioè se ogni tanto mi faccio una foto così. E allora, qui è vuoto, adesso passo all'altro scomparto. E questa invece è una pochettina, era della fotocamera, però io la uso per mettere la spina della fotocamera, oggi non me ne va bene una, sta qui così. Intanto ci metto anche le cuffie qualche volta, oppure
ci metto anche la spina del telefono, dell'altro telefono. E parlando di telefoni, questo è il mio cellulare che uso adesso, che sentite ogni tanto i messaggi, è della Samsung J1, una cosa del genere. Non è un granché come telefono, perché era in offerta, allora l'avevo preso, mi serviva un telefono nuovo, e la custodia non è un granché perché mi si è rovinata e la devo cambiare. Questo qui ce l'avevo messo io, era un'aquila stilizzata, tipo tatuaggio, mi piaceva, però adesso è consumata e la devo ricambiare, però mi piaceva tanto perché era color Tiffany, insomma è la mia prima custodia che avevo preso per il telefono. Dei fazzoletti, un portamonete così rosa carinissimo, mi piace tantissimo, e una pochette con i micini Girl, e dentro la pochettina c'è uno spazzolino della pasta del capitano, che è il mio spazzolino che uso per uscire quando sono fuori, che mi devo lavare i denti, un pulisci scarpe che erano quelli che si trovavano dentro gli hotel. Questo si chiama Panoramic Hotel Plaza, ma questo me l'avevano regalati, io non c'ero andata, un amico di famiglia me l'ha portati, ce l'ho una decina di questi, alcuni li ho usati, altri no. Poi ho questo profumo in crema della Lierac Fito d'Orel, è buono, lo uso raramente, però quando lo uso funziona, insomma toglie un po' magari l'odore anche di sudore. E un talco, è consumatissimo, non c'è più manco scritto che marca era, non mi ricordo, e che però io porto anche per l'estate, perché col sudore magari mi si bagna la pelle, con questo riesco a rinfrescarmi un po'. E il dentifricio del pasta del capitano e una crema per le mani della Camille Cosmetics. E poi ho la mia pochettina di trucchi, non guardate che è un po' mi si è un po' rovinata, è della Lancôme Paris, me l'avevano regalata, solo che mi è rimasta dentro non so cosa e mi si è un po' macchiata, però funziona perfettamente, quindi non mi interessa, anche se è un po' macchiata. E dentro ha tre scomparti, così. Nel primo scomparto, faccio vedere, ho messo un mascara. Può sempre essere utile. Una matita della Astra, nera. Poi un lucida labbra dell'Erbolario, che mi avevano regalato quando lavoravo all'ospedale, si facevo le pulizie. Un temperino per temperare la matita. E un profumino della Poison Girl, che ho anche lì. Questo qui me l'ha regalato mamma e io ho ancora il campioncino, quindi uso questo, poi finisco di usare anche quell'altro. E in quest'altra pochettina, insomma, interna, che questa è staccabile, comodissima, questa è bellissima, mi piace tantissimo, e ho un fondotinta, scusate, un ombretto quadruplo, quattro ombretti della Carlo Roma. E una cipria, che questa era più chiara, l'ho finita, allora ho detto la finisco di usare, poi la ricompro. E un fondotinta più scuro, un blush più scuro, qui c'è scritto blush trasparente ma non è trasparente, fa molto bene anche il contouring, è bello, utile per fuori. E poi in quest'altro scomparto, l'ultimo, ho messo i pennelli, tutti i pennellini così, questo per le ciglia,
il pennellino grande, insomma, questo qui era un set piccolino, allora ho deciso di metterlo qui e c'è anche lo specchietto, molto molto bello. Poi ho questo portachiavi, diciamo, a borsetta con il rinoceronte, e all'interno ho una ranocchiella che mi ha regalato mia sorella, e questa qui è una ranocchiella antistress, dentro tipo c'è la sabbia, e allora io ogni tanto me la schiaccio, insomma, la stimolo, ecco, così per la schiaccio così per togliere il stress. E a me mi ha sempre portato fortuna, insomma, carinissimo questa ranocchietta, questo disegnetto qua, queste foglie, e lo metto qui dentro, perché anche questo qui è un regalo di mia sorella, quindi è due regali in uno, insomma. Questa è un'altra pochettina che vi ho fatto vedere su un video haul. Finalmente sono riuscita ad usarla, perché vi dicevo che non la usavo, invece alla fine sono riuscita ad usarla. Dentro c'è questo contenitore di latta, che c'è l'assorbente, questo era della Nuvenia, The Seven Collection, c'ha questo disegno qua molto bello, e vedete che è anche un po' sfregiato perché l'ho usato. E poi ho questo specchietto qui che ho preso dalla Tiger, ed è questo disegno qua. Questo è comodo perché non devi aprirlo, già aperto ti puoi guardare tranquillamente. Poi ho questo contenitore con dentro delle cuffie che mi ha regalato mamma, era di una banca, mamma fa le pulizie sulla banca, quindi ogni tanto ti passano questi gadget qui, allora me la regalate e le uso per sentire la musica. Poi ho questo per appoggiare la borsa, non so, appoggia borsa io lo chiamo, non so come si chiama, che si apre così, insomma, e il disegno è così, bellissimo. Questo me l'avevano regalato a una festa, ma non mi ricordo di compleanno, non mi ricordo, me l'avevano regalato, insomma. E è un portachiavi e io me lo porto sempre dietro, da tanto tempo che ce l'ho. E poi ho tutte queste mollettine, ho questa mollettina qui che mi ha regalato Lady Sheila, marroncina, bellissima. Poi ho questa rosa, ho un elastico, serve sempre, e un'altra mollettina nera con la farfallina, così. E infine una pinzetta per le sopracciglia, fatta così. Poi, per ultimo, ho questa pochettina qui. Non è stupenda come pochettina, però mi piace tantissimo perché è molto antica. Mi piace perché è antica. L'avevo trovata dentro il garage, mi era piaciuta e allora alla fine la utilizzo. Allora, qui dentro c'ho una spazzola per pettinarmi, dorata. E ho una borsettina della Givenchy Parfum, che però questa qui conteneva le, come si chiamano, per le unghie, tipo la pinzetta, le forbicine, taglie di cose, però non c'è più, allora io ci ho messo il set del cucito, mi sono ingegnata, insomma, ho messo questo qui che è un tirafili, e all'interno del tirafili c'è il l'ago e le spine da balia, e il filo bianco e nero, e me lo porto dietro quando ho bisogno, insomma, in caso di emergenza. Poi ho una pinza, voi direte cosa servirà la pinza, e io praticamente c'ho sempre questa brutta sfortuna, insomma, che mi si allenta la collana, mi si allenta l'orecchino, mi si sgancia qualcosa, allora io ho deciso di portarmi questa pinzetta e in un attimo appinzo tutto, insomma, aggiusto quello che devo aggiustare. E poi all'interno di questa borsettina c'è un'altra borsettina, che questa qui è la mia preferita in assoluto, ed è la mia borsettina d'emergenza. C'è praticamente uno specchietto così, che mi ha regalato mia sorella, che ho scritto Egypt,
con Nefertiti, se non, mi ricordo male che si chiama così, e ha due specchietti di cui uno mi si era rotto e ho dovuto riattaccarlo, perché da tanto tempo che ce l'ho, però questo mi piace tantissimo perché appunto me l'ha regalato mia sorella. Poi ho il sacchetto per il cagnolino, perché quando esco me lo porto sempre dietro, non si sa mai. E poi ho delle forbicine pieghevoli, che queste sono sempre sempre utili, così, molto 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 utili. Infine ho un, non so come si chiama, coltellino svizzero, che c'ha un po' di tutto, insomma c'ha la lima, che è bianca perché l'ho usata per avvitare qualcosa, un coltellino, sempre utile però non taglia niente, quindi non è un coltello da difesa, e uno svitatappi. Questo qui è molto utile, ma ha sempre fatto comodo, insomma, quindi lo metto qui dentro. E niente, il video è finito, avete visto tutto il contenuto della mia borsa, spero che vi sia piaciuto, che vi sia stato utile, di ispirazione. Se il video vi è piaciuto mettete un bel pollicione in su, commentatemi, fatemi sapere quale cosa vi è piaciuta, insomma, della mia borsa. E iscrivetevi per i nuovi video. Io vi saluto, alla prossima, ciao a tutti!